Sarà attraverso un filmato che verrà proiettato venerdì 15 novembre alle 18 al Teatro Pietro Aretino che la comunità ricorderà Franco Paturzo, recentemente scomparso. Musicista, storico e anche personaggio televisivo che proprio attraverso le telecamere era riuscito a trasmettere il valore della cultura aretina e portarlo alla conoscenza di più persone possibili. Verrà così ricordato con alcune immagini sapientemente montate dall'amico Piero Comanducci. Abbiamo sentito l'esigenza di commemorare questo nostro amico e cittadino e riteniamo che questa commemorazione non sia un fatto privato, ma sia un fatto pubblico. L'abbiamo voluta pubblica proprio perché vogliamo che l'esempio di una persona che ha speso la sua vita per conoscere la bellezza, la storia e l'arte del territorio, ma che non si è limitato ad accoglierla in sé, ma si è speso per prodigarla a tutti con grande generosità, penso che sia un esempio che noi dobbiamo ricordare nel nostro interesse e nell'interesse collettivo. Ho avuto modo di conoscere tardi, negli ultimi anni, Franco Paturzo, proprio perché lo chiamai per realizzare un filmato sui Castica, perché desse ben chiaro il concetto della manifestazione che ha animato l'estate artistica aretina, che era quello proprio di dare continuità alla bellezza. Scusate un attimo, riprendiamo. I Castica. Sì, ok. L'ho conosciuto proprio quando l'ho chiamato per fare un filmato, un documentario sul progetto di Castica, la manifestazione che ha animato l'estate artistica aretina, e lui ha intuito subito la portata del progetto e gli è piaciuto proprio il fatto di dover mettere in relazione i monumenti storici, i templi, gli scrigni che contenevano l'arte contemporanea con le opere d'arte contemporanea.